Penso. Amici di DAZN, appassionati di grande calcio, un caloroso saluto da Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Oggi Bologna e Fiorentina scrivono la 135esima pagina della loro storica rivalità. Castrovilli lo attende Bani, Castrovilli va comunque largo su Chiesa, che può rientrare anche al tiro da quella posizione, cerca infatti il destro che viene evitato per un attimo, alla fine lo trova con Skoruski in calcio d'angolo. Bulgar batte questa volta teso per la respinta di Medel, su Benassi al volo, gran destro, gran gol! Benassi, Fiorentina in vantaggio, top gol, 1-0! Grandissimo gol qui al volo, veramente, di Benassi, l'abbiamo detto prima che ha il gol nel sangue. Orsolini con il suo sinistro sul primo palo, come sempre Palacio, deviazione di Cáceres, quasi autogol. Pronto Pulgar, si muove Chiesa sul primo palo, la battuta è più profonda, il colpo di testa è alto, impreciso da parte di Pezzella. Grande apertura di Soriano, ottimo controllo di Sansone che va al destro, Trongoschi reattivo sul primo palo. Chiesa da fermo, poi dribbling su Danceville, destro sinistro, ottimo il tocco per Lirola che fa sul primo palo e c'è Skorupski in calcio d'angolo, grande giocata di Federico Chiesa. Anche Chiesa in pressione su Tomiyasu che alla fine la perde, Vlahovic se la porta sul suo piede ma calcia alto. Spazio per Sansone che può volare verso la porta davanti a Drogoski che respinge sul sinistro di Sansone, piuttosto centrale. Castrovilli, 3 contro 4, in velocità è partito Chiesa, in vantaggio su Bani, punta la porta, Chiesa, Skorupski, gran parata. Pronto a cross Palacio, respinto e deviato, altro rischio enorme della difesa della Fiorentina. Palacio che dall'esterno ora torna a occupare l'area, il controllo e il destro largo di Santander. Ecco i due passi, il destro largo di Bulgar. Palacio aggira anche D'Albert, trova Soriano sinistro centrale. Orsolini al centro, è arrivata la deviazione, Tipani ha respinto di intuito puro Drongoski. Punizione per Orsolini che può calciare anche in porta, Orsolini pareggia in Bologna, al 94esimo Orsolini all'incrocio, 1-1. Questa è una punizione perfetta, difficilissima da tirare sotto l'incrocio, proprio dove Iachini ha tolto l'uomo per metterlo su Svanberg, un grandissimo gol. Il Bologna evita il KO nel derby, non riesce a debuttare con un successo sulla panchina della Fiorentina, Beppe Iachini,